Questo è un carcere che da troppi anni è una struttura molto limitata, gestita con grande passione dalle persone che ci lavorano dentro, eccetera, però limitata nel suo essere. Ci sono lavori iniziati e mai conclusi, situazioni strette, e anche se il clima è sereno, diciamo, qui dentro, però vivono una detenzione un pochino distante da quella che può essere un modello attuale di esecuzione della pena. È il garante nazionale dei detenuti Mario Palma a far visita al carcere aretino di San Benedetto, accompagnato dal prefetto di Arezzo. La visita è terminata alle 12:40. Al momento all'interno della struttura si trovano circa 25 detenuti. Il personale, secondo il garante, è sufficiente, ma gli spazi no. I lavori di ristrutturazione fermi da oltre 15 anni devono ripartire e garantire ai detenuti spazi più adeguati. Sembra che i lavori, è vero che ci sono problemi di sovrintendenza e via dicendo, però a quanto capisco questi lavori, come dire, hanno superato, tra un po' vanno verso la maggiore età, diciamo, quindi hanno superato da molto dei tempi normali di, come dire, di stasi, quindi in qualche modo alcune decisioni vanno prese. Il clima è sereno, però c'è appunto un concetto di spazio indifferenziato, senza colori e angusto, che va risolto, anche vedendo che poi c'è tutta un'altra ala che potrebbe dare delle altre possibilità. Poi ho notato con un pochino di disappunto una scarsa presenza della contemporaneità, nel senso delle tecnologie. Oggi, se noi vogliamo offrire possibilità di reinserimento sociale, dobbiamo fare in modo che delle persone che escono non siano analfabete sul piano tecnologico, perché sennò non troveranno nessuna ipotesi. Toscana ce ne ha un po' tanti, un po' piccoli, un po' angusti, quindi io vorrei una sorta di, cosa che ho già proposto alla Regione, una sorta di tavolo in cui ridiscutere la geografia degli istituti in Toscana.